poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto, poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Se per molti di noi entrare in chiesa e lasciare un soldino è un atto scontato dovuto, è altrettanto vero che questo gesto ha subito nel tempo un depauperamento nel suo significato. Il testo è incastonato nel racconto degli ultimi anni di vita del re Davide. Sin dall'inizio del suo regno aveva preso molto a cuore l'idea della costruzione di un tempio al Signore. Aveva dimostrato un grande zelo e impegno per la realizzazione di quel progetto che non aveva avuto il permesso di eseguire. Si era procurato una grande quantità di materiale molto pregiato, oro, argento, onice, pietre preziose, marmo e legni pregiati. Ed ora tutti questi ricchi tesori dovevano essere affidati ad altri perché altre mani avrebbero eretto la dimora dell'arca, simbolo della presenza di Dio. Davide comprese che tutto ciò che aveva apparteneva a Dio. Le sue ricchezze, la sua forza e la sua fama da giovane guerriero contro il gigante Golia, tutto apparteneva a lui. Non fu facile, ma comprese che la conoscenza di Dio senza la conoscenza della propria miseria avrebbe generato orgoglio. La conoscenza della propria miseria senza la conoscenza di Dio avrebbe generato la disperazione. Davide rinunciò al suo orgoglio e decise di non disperare mettendosi nelle mani del suo unico e grande Dio. Donare la decima, donare l'offerta significa restituire una parte di quello che ci è stato dato per liberarci dalle catene dell'orgoglio e della disperazione. Restituire significa mettersi nelle mani dell'unico e grande Dio per collaborare a grandi progetti, uno tra questi, debellare qualsiasi tipo di povertà. Donare un soldino allora non diventerà più un dovere, ma un atto di culto, di adorazione. Insegniamo ai nostri figli l'importanza e il valore di restituire ciò che Dio ci ha donato. Sperimentiamo noi stessi impegnandoci a mettere da parte ciò che riteniamo giusto sin dall'inizio della settimana per avere nel cuore l'idea che dipendiamo sempre dalla sua grazia. Allora la conoscenza di Dio sarà una conoscenza di un Dio attento alla nostra vita, impegnato a donarci una vita piena. Buona giornata.